Erano decenni che questi dei, eroi, uomini, donne e animali giacevano rinchiusi nei depositi nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dopo che anche in seguito ad un programma di restauro, le navate colme di opere provenienti da Pompei, Ercolano, Cuma, Pozzuoli, Baia e Roma erano state svuotate, nascondendoli agli occhi dei visitatori. Un centinaio di esse da oggi sono tornate alla luce, anzi proprio alla luce del sole, poiché la teca sotto la quale sostano si trova nel giardino settentrionale interno al museo ed è visibile anche dall'interno attraverso telecamere comandate dallo stesso spettatore. Erano invisibili perché in deposito, dietro porte di ferro, mentre invece questo progetto consente di farli vedere. Ce ne sono ancora tantissimi nei vari depositi del museo, ma bisogna tener conto anche del fatto che i criteri di esposizione attuali non consentirebbero di far vedere tutto, sarebbe una bulimia che farebbe star male, mentre invece una selezione oculata dà maggiore soddisfazione sia a chi la organizza sia a chi poi ne fruisce. Il progetto I beni culturali invisibili è stato realizzato grazie alla Fondazione Telecom Italia ed ha permesso finalmente a busti, bassorilievi, altari e fontane di riprendere il proprio posto nei percorsi del museo. Attraverso questa grande teca di cristallo vogliamo portare alla luce l'enorme patrimonio di questo museo. Un museo che non va dimenticato è un portale di tutta l'Italia del Sud perché riflette i possessi dello Stato borbonico. Quindi oggi si parte con questa prima tappa, ma vogliamo concretamente incrementare le collezioni permanenti e veicolare, diciamo, attraverso grandi mostre in tutto il mondo l'immagine del museo e del MAN e di Napoli con i mai visti. E abbiamo già in cantiere per i prossimi mesi la riapertura della sezione egizia che connoterà fortemente il museo, in quanto la sezione egizia di Napoli è la seconda in Italia. Abbiamo importanti, come dire, progetti di collaborazione con la stessa Pompei, ma soprattutto anche con il Museo Egizio di Torino, che in questo momento è il traino a livello nazionale di questa esperienza, e poi naturalmente con un calendario di mostre importanti che dovrebbero costituire, come dire, un'offerta vivace ed efficace per tutto il turismo che, come dire, coinvolge la Campania. E tutto questo mi pare stia componendo qualcosa di molto importante, penso a Ercolano, capitale italiana della cultura, per cui stiamo facendo il tifo e che speriamo nelle prossime ore possa ottenere questo titolo, alla grande iniziativa che stiamo preparando per il Maggio dei Monumenti, che sarà dedicata al 300° della nascita di Carlo di Borbone, a cui dobbiamo l'archeologia europea che comincia proprio ad Ercolano e Pompei. Quindi, insomma, una grande offerta culturale che sta facendo in modo che la nostra città riconquista, la nostra città, la nostra area metropolitana, la nostra regione riconquistino sempre di più posizioni tra le città mete desiderate. Abbiamo avuto quel bellissimo risultato che ci ha visto tra le prime 14 città del mondo pochi mesi fa, ma noi pensiamo che ci siano le condizioni, come oggi si dimostra, che possiamo scalare ancora posizioni nella classifica.